Io nasco nel 1980, quindi per iniziare la mia storia partirei da qui. Il Novecento viene conosciuto, viene spesso definito The Century of Self, il secolo dell'io. Viene definito in questo modo perché è il secolo dell'affermazione, soprattutto in campo economico, delle teorie di mercato neoliberiste. Come diceva John Maynard Keynes, spesso la motivazione denaro ci ha spinto nel corso del tempo a vedere come, ad associare a chi utilizza il denaro degli aggettivi che se noi, insomma, gli vedessimo associati a delle persone che ci stanno vicino, insomma, ci creerebbero non pochi fastidi. Cioè, quando noi pensiamo al denaro, pensiamo all'individualismo, all'egoismo, alla competizione, all'avidità, al profitto, al cinismo, al potere, al materialismo. Ma effettivamente queste qualità sono indispensabili, per quanto concerne quella visione, che è la visione economicistica del mondo, in cui questo homo economicus, che è un uomo perfettamente razionale, si muove per massimizzare il proprio profitto. Da dove deriva questa convinzione? Deriva, insomma, dal pensiero, almeno così ci raccontano molto spesso, di questo economista qua che si chiama Adam Smith. Nella ricchezza delle nazioni, questo è uno dei passaggi che viene più spesso strumentalizzato a questo proposito, cosa diceva Smith? Non è dalla generosità del macellaio, del birraio, del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo, ma dalla valutazione che si fanno dei propri interessi. Questo uomo qui, però, oltre a scrivere La ricchezza delle nazioni, scrive un altro libro che si intitola Teoria dei sentimenti morali. E cosa dice? Qual è l'interesse di ogni uomo? L'interesse di ogni uomo è la simpatia. Sympathein significa per appunto vivere insieme agli altri le emozioni degli altri, quindi significa condividere. In un certo qual modo significa empatia, riconoscersi nell'altro. Quindi, vedete, come vedete, spesso alcuni dei dogmi, delle convinzioni che accompagnano l'economia di mercato, l'economia neoliberista, non sono altro che dei fraintendimenti, delle strumentalizzazioni. Lo stesso concetto di efficienza. Pensate, tutti quanti, in nome dell'efficienza, siamo disposti a sopportare qualsiasi tipo di fatica. Questa è una definizione di economia che trovate su internet, sui libri, sui testi di scuola. L'economia è la scienza che studia l'allocazione di risorse limitate tra usi alternativi al fine di massimizzare la soddisfazione, ovvero il profitto dell'individuo. Il cui agire individualistico e razionale ci dicono porti alla migliore soddisfazione dei bisogni collettivi. Quello che dobbiamo chiederci è in che modo questo processo avviene. A questo punto dobbiamo anche chiederci se è vero che gli unici bisogni che vengono presi in considerazione dall'economia sono i bisogni coperti da beni finanziari. In che modo il consumatore, che è il sovrano di un'economia di mercato, che decreta il successo o meno di un prodotto, di un'attività imprenditoriale, vota? La mercatocrazia, ahinoi, non è una democrazia. Mentre in una democrazia per ogni testa c'è un voto, nella mercatocrazia per ogni unità di moneta, per ogni dollaro, per ogni euro c'è un voto. Come ben sapete, questi voti non sono distribuiti equamente nella popolazione. Ma a questo punto noi ci siamo chiesti se questo voto avviene attraverso la moneta, dovremmo magari cercare di capire assieme che cos'è la moneta. Prima abbiamo visto che spesso ci rapportiamo alle cose come se fossero, direbbe Searle, questo filosofo, dei fatti brutti, ovvero delle cose che esistono oltre noi. Ma se noi ci rapportiamo al denaro come a qualcosa che esiste al di là di noi, come se fosse il vento o una montagna, allora non siamo in grado di capire che il denaro è un costrutto antropico e che possiamo cambiare il modo attraverso cui viene distribuito, quindi cambiare le regole del credito e cambiare le regole stesse attraverso cui la moneta viene creata e distribuita e attraverso cui si muove. Quindi, se io chiedessi in questa sala, l'ho fatto centinaia di volte, che cos'è la moneta, otterrei centinaia di risposte diverse l'una dall'altra. Neanche la scienza economica ha dato una risposta univoca a questa domanda. Il rapporto che noi abbiamo con il denaro è lo stesso rapporto che Sant'Agostino diceva l'uomo ha col tempo. Se nessuno me lo chiede, diceva nelle Confessioni, Sant'Agostino, so cos'è, se interrogato devo rispondere, non so cos'è. E allora noi siamo proprio partiti da lì e
Siccome nel 1971, non in tanti lo sanno, ma vengono sospesi gli accordi di Bretton Woods, quindi dietro il denaro non c'è più neanche la promessa di convertibilità, che era propria del dollaro, in oro, ma c'è semplicemente un accordo, fa parte della costruzione della realtà sociale. Diciamo che fa parte di una sorta di coscienza del noi, quindi di un accordo. Pertanto noi ci siamo ritrovati nella definizione per cui il denaro è un accordo all'interno di una comunità che decide di utilizzare un dato mezzo, un dato strumento, come mezzo di scambio. A questo punto vi direte, e voi in che modo avete interpretato questa cosa? Chiaramente la prima cosa che viene da pensare, e in tanti ce lo dicono, ci dicono, potete immaginare l'inizio della nostra avventura. Nel 2007 iniziamo a immaginare Sardex. Io vengo da un paesino di 10.000 abitanti. All'epoca eravamo la seconda provincia mediocampidano più povera d'Italia. Iniziamo a pensare Sardex, nel 2009 diventiamo la prima. Quindi, come dire, già la situazione inizia a migliorare. Come dire. A questo punto, cosa succede? Scoppia la crisi economico-finanziaria e sapevamo che dalla crisi economica sarebbero derivate due cose, carenza di liquidità e stretta creditizia. Noi venivamo già da una situazione in Sardegna di credit crunch, di difficoltà di accesso al credito, quindi non avevamo idea di cosa sarebbe venuto dopo. Pertanto ci siamo posti la prima domanda, che è molto semplice. Cioè, mio padre, il giorno dopo la caduta di Lehman Brothers, ha preso, si è alzato e è andato al lavoro. Per lui non era cambiato nulla, la sua azienda era in grado di produrre, le altre aziende erano in grado di produrre ed eravamo lì con i nostri bisogni intatti. Quindi, nel momento in cui noi siamo in grado di produrre, cos'è veramente importante? Trovare il modo di continuare a scambiarci i beni o servizi. Quindi la mancanza di moneta non è un problema, sarebbe come dire, direbbe qualcuno, che non possiamo costruire una strada perché mancano i chilometri. Esattamente la stessa cosa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sistema di credito reciproco. Ci siamo ispirati principalmente a due esperienze. Una è l'esperienza della banca Vir, che nasce nel 1934 in Svizzera, e inizia un sistema di scambio dove, a seguito della crisi del 1929, sempre per via della mancanza di liquidità, le imprese contabilizzavano ogni volta che acquistavano un credito, un debito nei confronti delle altre imprese che partecipavano a questo circolo economico e ogni volta che vendevano contabilizzavano invece un credito nei confronti di queste imprese. Oltre a questo ci siamo ispirati a un altro progetto che diciamo fondamentale nella storia dell'economia, che è la proposal for International Credit Union di John Maynard Keynes. Keynes, che si occupa per tutta la vita di relegare il problema economico a un problema di secondaria importanza, dice dobbiamo riscrivere i rapporti tra debitori e creditori. In che modo? Trattando simmetricamente debitori e creditori. Poi vedremo in che modo questo ha influenzato il nostro progetto. Come funziona? Molto semplice. Un Sardex equivale ad un euro. Prima si è parlato di moneta virtuale. In realtà mi preme dirvi che si tratta di una moneta digitale. Virtuale deriva dal latino virtualis e significa nient'altro che in potenza. Qualcosa che in potenza deve essere reso in atto. Da questo punto di vista, l'unica proprietà in potenza che il denaro ha in sé è il valore. In che modo viene attualizzata? Nel momento in cui cediamo il denaro nei confronti di un bene. Quindi il denaro è valore in potenza e diviene in atto non nel suo possesso, ma nel suo cederlo ad un altro. Comunque, un Sardex equivale ad un euro. A questo punto io mi iscrivo alla rete, potete immaginare costruire una rete da zero, cos'è significato? Siamo andati a raccontare il progetto a centinaia di imprese e finalmente troviamo un pazzo che ci dice «Sì, ci sto, chi siamo? Tu!» Per il momento. Dopodiché da lì abbiamo cercato di coinvolgere sempre più imprese e nel giro di un anno avevamo 250 imprese. L'impresa comunque si iscrive e mette a disposizione dei beni o servizi. I beni o servizi che vengono richiesti dalla rete. Ogni volta che vende riceve un credito. Ogni volta che invece acquista contabilizza un debito, ma ha la possibilità di scendere sul suo conto e quindi di acquistare ancor prima di aver venduto, attraverso un affidamento che è la collettività a dargli, quindi che è l'insieme delle imprese iscritte. Questo cambia completamente i rapporti e da bilaterale il rapporto fiduciario diventa multilaterale.
Ovvero ogni credito, ogni stretta di mano all'interno del circuito è un atto di fiducia tra il singolo e la comunità e la comunità e il singolo. Siamo partiti con il business to business, quindi con le imprese, per poi andare avanti secondo una logica che pian piano ha conquistato migliaia di imprese. Poi vedremo, sono 3.000 le imprese, vedremo i numeri. Ma qual è questa logica? La logica è che nel sistema che viviamo ci sono due spinte contrapposte, ovvero debitore e creditore vivono due spinte contrapposte. Per ogni credito c'è un debito. Questo significa che io creditore sarò spinto dal fatto che ho un premio di tesaurizzazione o degli interessi ad accumulare sempre più credito. Questo impedisce al debitore di ripagare il suo debito. Quello che abbiamo fatto è trattare simmetricamente debitori e creditori, quindi eliminare l'interesse, eliminare il tratto di liquidità della moneta per far sì che il creditore fosse portato a spendere al più presto il suo credito e mettesse in condizione il debitore in questo modo di ripagare il proprio debito, in una spinta che porta all'equilibrio. L'unica posizione sensata nel circuito Sardex è stare attorno allo zero. Se io accumulo 1 miliardo di fantastimilioni di Sardex, sono un deficiente. Tutto qui. Ce li ho perché li devo spendere, per nient'altro. Abbiamo poi deciso di far entrare nel circuito i dipendenti delle imprese. Perché? Perché erano venuti a mancare quelli che sono, secondo me, delle cose fondamentali. Da un lato tutti i bonus e i premi per il lavoro straordinario. Non c'erano più soldi, non si potevano più dare. Li abbiamo ripristinati in crediti. Questo significa maggiore potere d'acquisto per le famiglie, significa spingere sulla domanda aggregata di beni o servizi locali e fare in modo che nascano delle relazioni forti tra dipendenti e imprenditori. Quindi, dopo aver lavorato sulle relazioni tra imprenditori, abbiamo lavorato nelle relazioni tra imprenditori e i propri lavoratori. Ma non solo, i lavoratori hanno un'opportunità straordinaria, quella di chiedere anticipazioni sulle retribuzioni future. E abbiamo visto veramente dipendenti chiedere anticipazioni per qualsiasi cosa, da una ristrutturazione della casa a un matrimonio, fino alle spese dentistiche, perché oggi come oggi, in una famiglia monoreddito, anche affrontare le spese dentistiche diventa difficile. L'ultimo passaggio sarà quello, l'ingresso dei cittadini. In che modo faremo entrare i cittadini? I cittadini che sceglieranno di premiare le imprese del circuito riceveranno dei bonus in crediti spendibili, in crediti Sardex, spendibili all'interno della rete. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. Come potete vedere, 170.000 operazioni. Dietro ogni operazione una stretta di mano basata sulla fiducia tra due imprenditori. Si esce dall'anonimato. Quando uno paga in Sardex, è diverso, perché se io vado a pagare in euro, nessuno mi chiede cosa fai, mi chiede, tu cosa fai? Che cavolo te ne frega, cosa vuoi? No, se tu vai e paghi in Sardex, la domanda è spontanea, e tu di cosa ti occupi? Ah, io faccio questo, perché si rientra in una dimensione umana. 90 milioni di euro di transazioni negli ultimi 3 anni, di cui 42 solo quest'anno. Velocità di circolazione, cos'è la velocità attraverso cui i crediti passano di mano in mano? Una moneta fatta per essere spesa circola velocissima, non se la tiene nessuno. 12,35, l'euro 1,5. 1120% la crescita del sistema, delle transazioni nel sistema. In questi anni, quando abbiamo iniziato, non avremmo mai immaginato di vedere quello che è successo, di collaborare con Yale, di collaborare con la London School of Economics, che stanno studiando il nostro modello, di essere invitati, come succederà il 7 di dicembre, dalle Nazioni Unite a parlare della diffusione del modello nei paesi emergenti. Ma ciò che ci aspettavamo, e così è stato, è di vedere che all'interno delle persone la collaborazione, quindi il bisogno di collaborazione, era forte. Qua potete vedere il network, l'analisi del nostro network, in cui, come vi dicevo, ognuno dei link tra questi nodi è una stretta di mano tra imprese del circuito. Pertanto quello che noi vogliamo fare è accompagnare il sistema economico, associando alla moneta che usiamo tutti i giorni un altro strumento che ha altre funzioni, accompagnarlo dal secolo dell'io al secolo del noi, passare dal do ut des al do ut possis dare, quindi fare in modo che io ti do affinché tu possa dare ad altri. Perché se in futuro communities will be the new currency, quindi le comunità saranno la nuova moneta, la fiducia reciproca e la collaborazione saranno le basi per costruire un modello di sviluppo sostenibile e duraturo. E io vi ringrazio.